esempio la convenzione di Oviedo, ha citato l'articolo 9, però ha dimenticato il 6, tutti dimenticano l'articolo 6, che dice che qualsiasi intervento di un paziente non più capace di intendere, c'è bisogno di un consenso. Quindi per la medicina dovrebbe essere chiaro questo, finita l'urgenza emergenza, perché il caso di Eduardo non si è rivolta, lei è stata costretta, è stata portata, ha avuto questo incidente, è stata portata a pronto soccorso e poi in rianimazione. Quindi, ecco, questo è da dire. Quindi, finita l'urgenza emergenza, quando io ho parlato col medico, il medico gli ho fatto presente una cosa, che lui aveva come paziente una ragazza particolare, straordinaria, perché era così, conosceva nello specifico la situazione nella quale si era venuto a trovare e si era espressa. E le posso dire anche questo, ad esempio, noi che genitori che non eravamo, il tutto era venuto a letto, noi non eravamo a letto e non sapevamo neanche dell'incidente, il caso ha voluto che una sua amica, che aveva frequentato con lei i 5 anni del liceo linguistico, fosse stata la prima a parlare con i medici. E quando gli hanno fatto presente il danno cerebrale, cervicale, perché la ragazza sì, aveva un danno cerebrale enorme, un danno sonore diffuso, quindi è una cosa veramente gravissima, e per di più aveva anche la prima vertebra, che se diciamo, le cose cerebrali venivano rimesse a posto, lei avrebbe fatto come foga, non avrebbe potuto muovere solo questo. E dal momento che questa ragazza non aveva temuto la morte, questa ragazza la conosceva, una volta che gli ha fatto presente questa situazione, e quindi gli hanno detto se gli va bene per il danno cerebrale, poi lei rimarrà così, questa ragazza per se stessa si è chiesta cosa avrebbe voluto e si è data una risposta. Il medico, quando io gli ho detto che era una ragazza particolare e volevo semplicemente dialogare con lui, perché cosa era successo? Che la famiglia, grazie a un incidente che era capitato un anno prima dell'Eluana, un anno prima dell'Eluana, un incidente a un amico dell'Eluana, che lei era andata a trovare un anno prima nella stessa rianimazione che è capitata a lei un anno dopo. Quindi ci aveva dato modo di percepire nello specifico determinati pericoli, perché altrimenti non avremmo chiesto al medico di dialogare, di fare presente che la ragazza era, ecco, gli hanno detto proprio già il primo colloquio, noi l'avevamo definita in casa con puro sangue della libertà, perché ricordavamo solo un fatto, che lei non aveva 10 anni, che una disputa familiare, e il genitore, lei si è sentita rispettata abbastanza dai suoi genitori e ci apostrofò dicendoci cosa credete che c'entrava con la mia dignità, e non aveva 10 anni, immaginate voi a 21. Quindi, infatti lui, scherzando in questo caso, che era un puro sangue, vuole prendere una pistola e spara quando si fa il violato. Cioè noi, in parole povere, questa persona era di un certo livello, quindi non era un poverino alle prime armi, e quindi volevamo dialogare per lei, ma la cosa principale che lui ci ha detto, non c'è niente da dialogare e non abbiamo bisogno di nessun consenso. Condivido. Ecco, qui lo volevo. Siccome la vicenda è umana, bisogna avere questi punti chiari. Vedete? Questa scelta. No, ma lui è convintissimo, attenzione, non c'è stata neanche minima, è tuttora convinto così. Lui come me non può non curare. Vedete? Fino alla cessazione irreversibile di tutte le funzioni, cioè fino alla morte cerebrale. Non c'è verso. Quindi è stato chiaro sin dal primo minuto come siamo stati chiari noi. Quindi dal primo colloquio, quindi la partenza di questa vicenda, se non avete sapete questo fatto, come fate? Quindi la vicenda consente un approfondimento non indifferente. È chiaro che la sorte ha voluto, non essendo un credente, per avere la sorte, ha voluto che capitasse proprio la persona sbagliata questo fatto. Che quindi, sin dal primo momento, ci sono state due posizioni diametralmente opposte. Perché è chiaro, se questa ragazza si era chiesta e avrebbe detto, l'Eluana avrebbe detto semplicemente un no grazie, lascia che la morte accada, non avendo il tabù della morte. Il suo tabù, quello che aveva visto nel suo amico Alessandro, si chiamava questa ragazza, che aveva anche come soprannome Furia, aveva le mani altrove sul suo corpo, la profanazione del suo corpo. Quindi le aveva detto semplicemente, se succede a me una cosa, sapete benissimo, un no grazie a questa situazione. Ecco, la partenza è stata tutta lì, e quindi tutto il resto è venuto da sé, perché loro, dicendo, possono non curare, quindi cosa abbiamo fatto per fare? Le migliori cure che uno si può augurare di avere in questa situazione, convintissimi che cosa può dire questo?
però la situazione culturale del paese era quella. È passato un quarto di secolo, mancano quattro mesi. La situazione culturale era questa, è tutta in realtà. Cosa può fare un bambino in una situazione del genere? E per di più, gli ho detto dal primo colloquio, lei risponderà fino in fondo di questa situazione, ma lui non ha avuto nessun problema, di nessun genere, da subito, è chiaro. Il caso ha voluto che poi, cioè, da subito però ha detto questo, che ho chiesto lo stato dell'arte nello specifico della situazione, è chiaro, di poco superiore a zero, le incognite che andrà incontro le Luana erano a 360 gradi, non si poteva escludere quello che era andato incontro il suo libro Alessandro, che lei aveva visto dopo un anno, che lei considerava peggiore della morte. È un altro flash che devo dire. Quindi una volta che sono arrivati alla diagnosi, prognosi definitiva, è stata la prima Fausta e non la si poteva escludere. E che nel caso c'era stato anche un caso inglese nel frattempo, il caso di Tony Brandt, che loro, nel caso inglese, avevano ripreso il processo del morire. Cosa fa questa benedetta rianimazione? Ecco, questo non lo sa, cioè lo sanno in pochi. Chissà fino a che punto si può spingere la rianimazione quando andrà avanti per forza. Lo sa solo chi ci cade dentro e chi crea questa situazione. Nessun altro lo sa. Noi il caso avuto che avevamo percepito questi pericoli e volevamo dialogare. Quindi, una volta creata questa situazione, come nel caso di Luana, noi dovevamo per scontato che questo medico, una volta che non c'è stata mai la benché minima divergenza, lei ha avuto l'esito peggiore, che si può vedere, visto che era peggiore della morte. Dal momento che, a cavallo di questa diagnosi, prognosi definitiva, allora, l'incidente è successo nel gennaio del 92, e la diagnosi, prognosi definitiva poteva essere dopo sei mesi, per una cosa del genere, loro si sono accartellati al massimo. Hanno aspettato due anni, poi era definitiva, non c'è stato neanche il minimo dubbio. Quindi questa era la condizione, sarebbe rimasta così. Nel frattempo era successo questo caso inglese del 93, che avevano ripreso il processo per morire di questo ragazzo. E allora gli ho detto a questo medico, bene, a questo punto, come è successo in Inghilterra, voi dovete riprendere il processo per morire, ed ho scontato che fosse lui il primo a dire facciamo come fanno i medici inglesi. Allora, lì è saltato fuori, quindi mi ha detto chi ti dà questo diritto? Ma al momento il diritto è stato chiaro. La mia scienza, la mia coscienza, il mio codice deontologico, il mio giuramento ippocratico, la mia cultura della vita. Allora, nel caso inglese non è, questa è la cultura anglosassone. La nostra cultura italiana, cioè latina, via dicendo, dove c'è il Cirillo, dicono loro, non il Pamulo, è questo. Ecco, se non si approfondisce, io dico solo questo flash, non si può parlare della vicenda. Ecco, quando lei dice la vicenda di Luana, non c'è una vicenda più semplice, più chiara di questa vicenda, sin dal primo momento. Quindi, io dico io, venga fuori qualcuno che dice che può disporre di vita altrui. Con quale diritto? Non esiste. Però, in base a questa situazione culturale, noi allora, siamo stati quattro anni senza trovare un interlocutore, ero io che parlavo di Luana, voce, perché la madre viveva in simbiosi con la figlia e non riusciva a staccarsi dalla figlia. Quindi, quattro anni di mandaggio che abbiava la Luna non ho trovato interlocutore. Quando ho trovato il primo interlocutore di un neurologo, che abbiamo visto dentro una consulta di bioetica di Milano, perché è chiaro, in Italia, lo sa benissimo, c'è il Comitato Nazionale per la Bioetica, questa è un'associazione popolare, politica e confessionale, che si occupava degli stessi temi del Comitato Nazionale. È lì che abbiamo studiato una strategia per anche in Italia affrontare questo problema, perché negli altri paesi non c'è stato solo il caso di Tony Blair nel Regno Unito, c'erano stati prima il caso Quinlan negli Stati Uniti e il caso di Nancy Cruz, che c'erano. Quindi, per arrivare a avere la risposta definitiva, cioè questa evoluzione culturale del paese, di dire, di rivendicare una libertà e un diritto fondamentale, perché la prima cosa che gli ho detto io al medico, la diglia a capo, proprio gli ho detto in questo momento. Stessori parole questo, quando sono capace di intendere di volere, questo discorso non può essere fatto, io non posso non curare. Chiuso l'argomento. Perché non occorre essere costituzionalisti per sapere che io non perdo questo diritto se improvvisamente sono in questa condizione, banale per dire. Ma quindi per arrivare a questo, la vicenda, questa vicenda, ha dovuto attendere 15 anni e 9 mesi, 5.750 giorni per trovare nella sentenza della Cassazione. Queste parole che valgono per tutti voi, ecco perché questo che viene chiamato testamento biologico sono effettivamente disposizioni anticipate di trattamento quando siete in questa situazione.
perché quando siete capaci di disponete della vostra salute. Quindi sono a disposizione. È una semplificazione giornalistica parlare del testamento biologico, in realtà sono a disposizione. Allora, cosa dice la sentenza della Cassazione? Che appunto, che l'autodeterminazione, perché quando io sono capace di intendere volere, mi autodetermino con sì o no, con l'assenso o con il dissenso, diciamo, alle informazioni che mi vengono date, se curarmi o non curarmi. Allora, nel momento automatico per la Cassazione, che non perde questo diritto, che la persona non può non perdere, quindi la sua autodeterminazione non può incontrare un limite, anche se ne consegue la morte, e non ha niente a che vedere con l'eutanasia. Queste sono parole della sentenza, perché in questa vicenda è stata evocata l'eutanasia, io non l'ho mai replicato perché non ha niente a che vedere l'eutanasia in questa vicenda, ma tuttora non so quante persone cominciano a martellare sull'eutanasia in questa vicenda. Lasciamo stare tutto quello che avete sentito di Pagliarello e del Presidente di allora del governo e tutte queste cose. Quindi in questa sentenza è chiarito questo, la vostra autodeterminazione. Anche per, quindi se loro, se la persona mette nero su bianco no alla rianimazione, è chiuso il discorso. Il problema è quello, vorrei vedere con quale sicurezza si può dire che in quel caso quel trattamento intensivo fosse la cosa migliore. No, no, io ti dico no, migliore o peggiore, io ti dico no. Tecnicamente non si può dire, quindi è chiaro che lì si entra nel campo dell'etica, sono scelte che fanno. No, ma io visto dopo un quarto di secolo, io dico questo. Questo ci deve essere in questa legge, se fanno una legge. Almeno una cosa è chiara. Al cittadino che ha le idee chiare, che diciamo che è estreme, le posizioni estreme sono queste, di dire no alla rianimazione, lascia che la morte accada, o sì a tutto quello che la medicina conosce, perché per la persona tutto quello che non è morte cerebrale è vita. Almeno queste due posizioni devono essere chiare, perché se non c'è la certezza del diritto di queste, almeno di queste due posizioni, io definisco sempre il bianco e il nero, perché dopo un quarto di secolo mi sono stufato, quindi devo arrivare a questa situazione. Chi entra nell'altra fase, entra nella zona grigia, allora saltano fuori le cose che ha evocato lei, la zona grigia, però ci deve essere il bianco e il nero. E che una persona estrema come era Eduardo, che aveva le idee, non dico chiare, ma chiarissime riguardo alla sua vita, e che non ha tabù della morte, dice, incognite di vita, fra le incognite di vita decise da altri, caro dottore, o è la morte, certo la morte, o questo diritto, è una posizione estrema. Quindi si chiude il discorso. Molte volte la morte viene considerata provocata dalla rinuncia a fare determinati trattamenti. È chiaro, non puoi controllare il limite. Perché è una concezione che noi chiamiamo conseguenzialista, cioè siccome la conseguenza dell'atto o dell'omissione dell'atto è la morte, l'omettere un determinato trattamento significa uccidere il paziente. Sarà Cassazione. È sbagliato questo concetto per il semplice motivo che il trattamento non è obbligatorio per prolungare la vita del paziente, perché prima non c'è l'obbligo di prolungare la vita del paziente. Io non sono obbligo di prolungare. Non c'è un obbligo di prolungare a qualunque costo la vita del paziente. C'è il compito di utilizzare gli strumenti che la medicina offre per fare il bene del paziente. Dare questa possibilità. E io posso dire no. Grazie, cioè, è morte e capire quale può essere il bene del paziente, che non lo può decidere di riconoscere solo, questo è il punto. Ma chi, almeno chi ha le idee chiare, io dico sempre, tutti hanno detto, mi ricordo sempre l'ultima intervista che ha fatto, loro hanno detto che qualcuno dice facciamo quella legge e chiamiamola Eluana. Sì, chiamatela pure Eluana se c'è questa premessa di dire che c'è il bianco e il nero, il grigio lo si vedrà, ma il bianco e il nero ci deve essere. Cioè una che ha le idee come Eluana, come l'ho già detto la sua amica, che oggi è un avvocato civilista, se era già posto, non parliamo di noi genitori, che non hanno conosciuto. Se non c'è la possibilità di dire un semplice no grazie, quando non sono io a poter decidere, questo, uno ha questa idea che non sono io a poter decidere perché sono in questa situazione, c'ho la possibilità, attenzione, di essere lasciato. Questa è la differenza. Come lui ha detto, se non interviene, è chiaro. Ma la Cassazione spiega anche questo. Che la legge autodeterminazione non può contenere limite, anche se ne consegue la morte, lo precisa in questo caso. Che poi parecchi costituzionalisti la girano alla volta, ma la girino alla volta in quanto una volta. Questa sentenza chiarisce questo fatto,
e questo diritto è dentro la Costituzione. E quindi la legge, la prima cosa che deve fare, è dare la possibilità di esercitare questo diritto e questa libertà fondamentale. Non può mancare il fatto di dire no grazie da subito, cioè un momento, finita l'urgenza e l'emergenza. Finita l'urgenza e l'emergenza, è chiaro, quando io vengo. Poi, se questa persona ha scritto in questi termini chiari, semplici e inequivocabili, che se non è lei a decidere, quello che vuol dire. Perché, signori, noi avevamo percepito i pericoli e abbiamo agito dal primo colloquio in questa maniera. Oggi chi lo vuole, chi fa questo approfondimento, non ha più percezione di pericoli, ha le prove dei pericoli di quello che rischia di andare incontro. Tutto il bla bla, diciamo, veramente tutto, si può dire tutto il contrario di tutto, sia dal punto di vista clinico, l'avete sentito dal dottore, sia dal punto di vista giuridico. Veramente, si può dire tutto il contrario di tutto, in qualsiasi momento. Ecco perché la forza di questa ragazza, questa idea. Quindi non cominciamo con queste storie, tutto il contrario di tutto. Io ho questa idea chiara, se non sono io decido, c'è la possibilità di essere lasciato, come voglio lasciare con questa persona? O l'altro mi dice. Guardate, io non pongo limiti alla medicina, tutto quello che deve essere tutto in atto, perché per me tutto quello che è in atto c'è la regola. Questi due estremi non esistono. Questo io lo chiamo bianco e nero, una volta, e la zona grigia, qui cominciano le impatti.